Lo scenario che stiamo vivendo è uno scenario di grande evoluzione, sia dal punto di vista dei cambiamenti tecnologici a cui siamo esposti ormai da tantissimo tempo, quasi al punto di non fare più notizia, ma anche dal punto di vista sociale. La sensazione è che si stia vivendo un periodo dove sia impossibile, inevitabile, considerare quelle che sono le nostre responsabilità nei confronti dei temi importanti del mondo. Dalle questioni più ambientali alle dinamiche di forbici sociali, le disuguaglianze che si stanno creando. Da questo tipo di contesto, le imprese, le organizzazioni di ogni dimensione e di ogni tipologia non si possono chiamare fuori. È una responsabilità che dobbiamo condividere tutti, ed oggi, dal punto di vista anche giuridico, esistono le forme societarie e anche in qualche modo gli strumenti perché questa cosa possa diventare più diffusa, più condivisa da parte del tessuto economico del paese. Onde Alte, ad esempio, la mia società è una società benefit, una società nata con un impegno giuridico preciso nell'ambito del proprio statuto, ed è qui forse una delle grandi differenze tra essere un'impresa benefit e non esserlo, cioè siamo una società, una SRL, con profitto, con orientamento al profitto, ma che prende un impegno dal punto di vista giuridico di occuparsi di questioni che sono più grandi del nostro solo profitto. Noi abbiamo scelto ad esempio la sensibilizzazione e il racconto dell'importanza che la responsabilità sociale ha nel nostro tempo. Abbiamo scelto di fare cultura, abbiamo scelto di diffondere strumenti, abbiamo scelto di occuparci di raccontare le progettualità più importanti. E quindi siamo un'agenzia di comunicazione che ha le sue dinamiche di profitto, ma al contempo ha scelto un preciso territorio, un preciso modo di essere. E i nostri indicatori di successo non saranno soltanto quanta performance economica farà l'azienda, ma anche quanti ragazzi, quante imprese, quante organizzazioni riusciremo a contagiare positivamente. Quanto riusciremo a diffondere questa cultura, quanti ragazzi si orienteranno imprenditorialmente o quante aziende decideranno di cambiare il loro modo di fare nella direzione di una maggiore sostenibilità, di una maggiore etica. Che si tratti di questioni interne alle aziende o processi produttivi o coinvolgimento di stakeholder di varia natura.